La culla della storia americana è scolpita dal ricordo dei suoi eroi che hanno combattuto per la libertà. 1777-78, Washington soffrì privazioni a Valley Forge nella sua lunga battaglia per la libertà. 1863, Lincoln disse: una nazione è basata sulla libertà. 1917, Pershing guidò la sua flotta attraverso i mari. 1918. E anche oggi la battaglia per la libertà continua. Nel dicembre del 1952 Chaplin, invitato dal Centro Sperimentale di Cinematografia,
fa un viaggio a Roma e tra gli altri incontra Roberto Rossellini. Proprio nello stesso mese esce In Italia Europa 51. Sicuramente Chaplin amava, come del resto Orson Welles, particolarmente Vittorio De Sica, di cui aveva ammirato a Hollywood in proiezione privata Chuchat. Ma non possiamo non vedere questa stupefacente sequenza della fabbrica di Europa 51 senza pensare a tempi moderni. Se Tempi moderni è il film del XX secolo, come ha scritto Peter von Bagg, Europa 51 è il film della seconda metà del secolo, il mondo uscito dalla guerra. Il film di Godard che lo segue nella notte, Un film con les autres, è a sua volta un film rappresentativo del 68, il film migliore del 68, come ebbero a scrivere Jean-Marie Straub e Daniel Huillet. Tutti e tre questi film sono caposaldi nella rappresentazione dell'alienazione e dell'assurdità sociale elevata a sistema del XX secolo. Nel famoso libro di Eric Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-1991, l'immagine di copertina è Chaplin, grande dittatore che solleva il mappamondo. Ma in quella stessa copertina avrebbe potuto anche esserci Charlot, il vagabondo, intrappolato nei meccanismi e nelle ruote della macchina. Se Cocteau aveva evocato Kafka per il film di Chaplin, Hannah Arendt da parte sua ha scritto che per definizione il personaggio di Chaplin è sempre, agli occhi della società, il sospettato. E più che sospettato, come sappiamo, sarà il suo autore che finirà per dover lasciare gli Stati Uniti, dirigendo a Londra il più bel film sul maccartismo, Un re a New York. Tempi moderni è l'addio al personaggio di Charlot che alla fine del film si allontana e sparisce per sempre in compagnia di Paulette Godard, vagabondo, viandante di strada, inevitabilmente estraneo al meccanismo dell'industria moderna. Se il vagabondo è incompatibile con la catena di montaggio, se l'essere uomo è incompatibile con l'alienazione, sempre in Chaplin, ci fosse o no il personaggio di Charlot, la società è un gioco di maschere, di inganni, di illusioni e di catene che schiacciano e imprigionano l'individuo. Lo abbiamo visto la settimana scorsa, rappresentata nel modo più potente nel film La donna di Parigi. E Chaplin non può che presentare Tempi moderni con queste parole. Con questo film non mi propongo di trattare alcun problema politico e sociale. I miei eroi saranno degli operai, il mio personaggio è l'uomo. Non l'ho mai battezzato, non ha nome, è l'uomo. Con Tempi moderni che vedrete questa notte, Luci della ribalta, che sarà presentato sabato 24 dicembre. Si conclude il ciclo dei lungometraggi di Chaplin che Fuori Orario ha programmato nel corso dell'anno parallelamente a Rai Play. Ci interessava soprattutto ribadire la grandezza di Chaplin cineasta. Grazie al suo successo universale e alla fondazione dell'United Artists è stato uno degli autori più liberi del cinema americano, un cineasta senza paragoni anche nei metodi di lavorazione. Scriveva ancora Bazin nel 1952 all'uscita di Luci della ribalta. Sarebbe poco dire che quest'uomo di 64 anni resta all'avanguardia del cinema. Si porta ad un colpo davanti a tutti. Rimane più che mai l'esempio e il simbolo della libertà creativa nel mondo delle arti. Vuoi una barba sempre morta?